resort, suffocation, no breathing. Don't give a fuck if I cut my arm bleeding. Do you even care if I die bleeding? Would it be wrong, would it be right? It was up my night tonight. Chances are that I might. Mutilation out of sight. And I'm contemplating suicide. Cause I'm losing my sight, losing my mind. Wish somebody would tell me I'm fine. Losing my sight, losing my mind. Episodio qui da Lansing, Michigan, della WLF, e come sempre grande spettacolo, si inizia subito con l'ingresso del WLF Administrator. Il suo nome è Boy Orton. Della WLF, Boy Orton, nonché padre di Victor, svolge questo incarico estremamente molto importante. Oggi dovrà dirci qualcosa riguardo all'evento di Starrcade, riguardo anche questa stessa edizione. Sentiamo dunque le sue parole con molta attenzione, ragazzi, perché Starrcade è proprio dietro l'angolo. As you know, this Sunday, WWF Starrcade will present a great pre-show with three matches, the best by far. All the hard work from everyone will be repaid back when that pre-show, those three bouts, take place. WWF Rising Sun Starrcade. However, if tonight we are here, it's because we want to give you the best of us. So tonight, the WLF Women Champion, Cele, will have to put her title on the line, and her opponent is M.Agostine. Ladies and gentlemen, our main event will be a no disqualification match between Will Theobald, the Black Flamingo, and the number one contender, the Extreme Warrior 6. Now, if Mr. P interferes, not only he will be in troubles, but I could take him the title of forever. Don't worry, Mr. P, since you are the guest and new and young superstars, I gave you a gift. Your match is the next one, and you will take on the rapist superstar, Rockstone. Now, Lens and... Attenzione! Attenzione! Perché sembra che Testa voglia dirci qualcosa. Ebbè, il secondo commentatore americano oggi non al suo posto di lavoro, ma vorrà dirci qualcosa, vorrà dire qualcosa a Boy Orton. Sicuramente. Parlavo di tutti i grandi allievi della WLF, ma non di Alex Testa. Questo Testa non se lo può permettere assolutamente. Beh, Starrcade è vicinissimo, il suo match contro Renna è altrettanto vicino. Altri show di Starrcade, lui ci sarà. So, wow, that's gonna be a great night. And so what? You thought the Rockstone, Mr. P, Six, even that stupid toy with Theobald, and that's what they gave us. Yeah, you talking about them too. Did you realize of this useless speech? Boy, you should talk about the man, about me, and Ben, about the match where I take Ben out of our company. And you should tell me at least, thank you, Alex Testa. You know what? The only thing I think is useless is your presence here with me. Because actually, I wanted to give you a free night.
But since you want to show yourself off, have a good idea for you. Tonight, Leonard and you will go one-on-one in this ring tonight. And I want to make a suggestion. Don't try to get out, Alex. To lose by disqualification or by count out, or I mean delete your match versus Van Starrcade. Behave properly, Alex Testa. Good luck for tonight and for Starrcade. Mamma mia ragazzi, grandioso inizio di puntata, ma che match sono stati annunciati, 4 match da Oscar, si parte subito per il match valevole per nessun titolo, un Extreme Rules match ragazzi, Mr. P contro Rockstone. Dimostrerebbe davvero di arrivare a Starrcade con un passo in più rispetto a tutti gli altri. German Suplex!
Rockstone devi stare attento perché questo non è il solito avversario che ti trovi contro, non è Paul Jackson, questo è Mr. P. Però attenzione a Rockstone, ma che a differenza magari è un po' come Venna, davvero dominante nel match. Mr. P, parlando di dominanza, Mr. P è il numero uno. Perciò io penso che questa è davvero una sfida interessante. Extreme Rules Match, in versione False Count Anywhere, ma sicuramente entrambi vorranno dimostrare che bastano i loro pugni per decretare il verdetto finale. The final verdict. Ora bisogna capire se Mr. P lotterà meglio in vista del suo match contro Silsa del titolo WLF, visto che questo non è un match titolato, ma è comunque un match da parte di prestigio, perché contro Roxham sicuramente uno della più rude superstar, la più cattiva, la più rude superstar del momento. Un Roxham che oggi indossa anche un diverso attire. Sì, powerbomb! Elevazione bellissima questa di Rockstone per quanto riguarda il sollevamento, davvero un lottatore straordinario. Pendulum backbreaker, questo backbreaker modificato in versione pendolo. Ve l'ho detto, Mr. P deve stare attento perché Rockstone ha una potenza incredibile nel braccio, anche molta scaltrezza, furbizia, perciò deve stare molto molto attento all'abilità del rivale. Mr. P qua lo lancia, vediamo se è troppo lento il campione. Beh, se Roxanne dovesse battere il campione da WLF potrebbe davvero ambire a un match per quella cintura. Forse Roxanne può avere obiettivi diversi, però passare per quella cintura è sempre un grande onore. Avete visto David Johnson? Insomma, David Johnson ha vinto quella cintura, poi ha vinto anche il titolo internazionale, è vero, lo ha perso dopo un mese e mezzo, ma è anche vero che insomma il suo avversario era un McMorton che non poteva fallire, era un McMorton che veniva da una faida contro lo stesso David Johnson, ma resta un po', voleva un po' di vendetta, di giustizia più che di vendetta, se così possiamo parlare. Sì, però qui ora andiamo al match perché abbiamo già il nostro main event, si vedrà Six contro Will Theobald, poi altri match della serata a testa che se ne andrà a cercare contro lo stesso Leonard. Quante fighte che si intrecciano quest'oggi. E poi il titolo femminile WLF in palio, ovvero la detentrice Cele contro M.Agostine. Diciamo che questo titolo davvero di basso livello, visto che Cele non c'è mai, non lo difende mai, l'ha difeso solo una volta contro Cele, le due se l'erano conteso proprio nella prima, mi sembra, o prima o seconda puntata della WLF, aveva vinto in quel caso Cele, dunque ancora campionessa probabilmente da 5 mesi, no, che 5 mesi, molto di più, saranno a 35 settimane, insomma 34 settimane per essere precisi e concisi. Andiamo per il match, Mr. P forse ha tentato il sollevamento. Rockstone lo mette all'angolo, attenzione al momento di Rockstone, buon buono qui Mr. P lo prende. Rockstone, attenzione, stunner dal nulla, lo deve chiudere, non lo chiude però, e un'altra, no, Mr. P se lo carica e lo fa getto, c'è il tornado, forza 5, aia, tornado forza 5, ma non lo schiena, è solo l'inizio, va a prendere qualcosa, oh mio dio, cosa va a prendere, oh mio dio, una scala, a ladder, come direbbero gli americani, mamma mia ragazzi, una standard incassata e una F5 incassata, da parte di entrambi gli alleati, attenzione qui! Con le ginocchia sulla scala, qui gli ha fatto davvero male, lo solleva, running power slam, attenzione sulla scala, no, non proprio sulla scala, ma Roxanne qui è fatto, Roxanne non ce la fa più, mi sta pesi casa, va a prendere un'altra cosa, stavolta c'è una steel chair, forse una sedia d'acciaio, no, non l'ha presa perché Roxanne gliel'ha fatta scivolare dalle mani. Allora stavolta la va a prendere, no? Stavolta non va a prendere più la sedia, dice no, voglio qualcosa di ben più pesante. Il secchio dell'immondizia. Dai ragazzi, il secchione. Mamma mia ragazzi,